Tre esplosioni nel cuore della notte nel centro di Napoli, tre ordigni che hanno divelto le saracinesche degli uffici di Equitalia. Le deflagrazioni, che sono avvenute quasi in contemporanea, hanno rotto i vetri ed hanno causato danni alle porte d'ingresso. Nel momento dell'esplosione, per fortuna, non c'erano passanti nelle immediate vicinanze, perché non ci sono stati danni a persone. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici. Gli esperti hanno utilizzato un rilevatore di sostanze esplosive a scopo cautelativo per verificare se altri ordigni eventualmente rimasti inesplosi fossero stati piazzati in prossimità di altre porte della sede di Equitalia. Dagli accertamenti, tuttavia, non è emersa la presenza di alcuna sostanza esplosiva, né tantomeno di altri ordigni. La sede di Equitalia è al pian terreno di un edificio che si trova di fronte a una grande sede di Poste Italiane, a pochissima distanza dalla stazione centrale delle ferrovie. Nella sede viene svolta attività di riscossione dei tributi. All'interno vi è un grande salone con numerosi sportelli, presso i quali tutti i giorni vi sono lunghe file di contribuenti che devono pagare le tasse. L'attentato a Equitalia-Napoli segue a quello di altre sedi nel resto d'Italia. Poco più di un mese fa, nello stesso punto, fu fatto esplodere un potentissimo petardo che non provocò danni di rilievo alle strutture. In quella circostanza erano i giorni del Natale. Nessuno si accorse sul momento che si trattava di un attentato, avvenuto anch'esso a tarda sera, nei confronti di Equitalia.